Luciano Bottan era nato a Treviso proprio il 1 novembre 1965. Con i genitori Ludovico e Gina e i fratelli Lucia ed Emanuele viveva nella periferia della città, nella parrocchia di Sant'Angelo e Santa Maria sul Sile. Ha lavorato prima come fabbro, poi nell'azienda cittadina dell'esercizio del gas. Ha sempre partecipato attivamente alla vita della parrocchia e a molte iniziative di carattere missionario. Il 20 ottobre del 2000, nella macchina che per lo scoppio di una gomma è uscita di strada tra N'Djamena e Fianga, in Chad, con lui c'erano 5 persone. L'autista locale, Don Saverio Fassina, rimasto anche egli ferito, Suor Marie, una suora senegalese, Giovanni, un diacono permanente canadese e un altro giovane. Nell'incidente hanno perso la vita Luciano e il diacono Giovanni. In Chad era andato su incarico del centro missionario diocesano a nome del gruppone nel quale era da tempo impegnato con grande entusiasmo. Beh, io penso che Luciano era un innamorato di Gesù e se Gesù gli ha messo nel suo cuore questo germe che poi è maturato e vuol dire che anche tutti questi giovani dentro hanno questo germe e ognuno penso che volendo possa tirarlo fuori, ecco. E dopo 10 anni che succede ancora questo, solo Dio può. E io voglio dirgli grazie, che un po' mi manca, che però di là sicuramente sta vegliando su di noi e ci sta aspettando. Gina Simeonato nasce a Santa Cristina di Quinto il 31 marzo 1945, seconda di 5 figli. Nel 1963 entra nel noviziato delle Suore Dorotee a Venezia e dopo la prima professione viene inviata in alcune comunità in Romagna, in Lombardia e in Veneto, dove si confronta con la sua vita, la spiritualità e la missione dell'istituto. Fa la sua professione permanente il 3 settembre 1972 a Venezia e nel 1975 parte per il Burundi, stato dell'Africa centrale, e inizia la sua esperienza missionaria che durerà per 25 anni. Dopo vari spostamenti, nel 1988 si inserisce nella comunità di Mbobero, zona dei Grandi Laghi, in Zaire, ora Repubblica Democratica del Congo. Qui, nel 1996, scoppia la guerra e Suor Gina condivide la sorte della popolazione divenendo fuggiasca insieme ad alcune consorelle africane perseguitate. Il 15 ottobre 1998 rientra in Burundi come superiora della comunità di Gihisa. Il 15 ottobre del 2000, mentre con alcune consorelle africane sta raggiungendo la parrocchia per la messa, viene assassinata sulla strada da un commando di uomini armati. Lei ha amato sempre, in ogni momento, e ha messo al centro questo. Mi pare che oggi ci sia bisogno di amore, che non fa calcoli, che si dà e basta. Noi abbiamo iniziato la vita religiosa insieme, quindi siamo compagni di noviziato, diciamo. Io ho tanti ricordi e sono anche molto emozionata quando parlo di Gina, proprio per una donna molto discreta che generalmente non si nota quando è nel gruppo, ma è presentissima. E una delle cose che ricordo è che lei, quando tornava dall'Africa, andava a trovare le sue compagne, quindi anche capitava da me, con molta discrezione, ma veniva a salutarci, proprio così. E a me questa cosa, che mi sembrava in primo momento naturale, l'ho scoperta straordinaria, specialmente l'ultima volta che è venuta, perché ho capito che per lei questo era un messaggio per dire: sappi che tu ci sei dentro il mio cuore e ho piacere vederti. Questa è la cosa che mi è rimasta.